Sono arrivato a Foggia il giorno del mio terzo compleanno. Mio padre era un agronomo. È stato il suo lavoro, l'agricoltura, a portarci in Puglia. Come è successo a tanti miei amici di scuola, dopo il liceo ho lasciato la mia città e la mia famiglia per andare a studiare lontano. Ho avuto la fortuna di girare il mondo. Il lavoro mi ha portato a vivere a Milano e poi tanti anni all'estero, a Londra, addirittura a Mosca. Ma non ho mai dimenticato che la persona che sono diventato deve tutto alla terra che mi ha formato. So per esperienza che anche una piccola città di provincia, una città del sud, può darti tutti gli strumenti necessari per affrontare sfide globali. È a Foggia che nasce il mio impegno pubblico. Da ragazzo sono stato consigliere d'istituto, ma poi nel 1990, prima che il lavoro mi portasse via, sono stato eletto consigliere di zona con i Verdi. Combatto da sempre per l'uguaglianza e contro ogni discriminazione. Una società che rispetta e valorizza tutte le differenze è più prospera ed è migliore. Ho avuto l'onore di servire per 3 volte il mio paese in posizioni di governo. Guidare il nostro commercio internazionale mi ha regalato l'incredibile esperienza di rappresentare il Made in Italy nel mondo e di difendere e promuovere 1/3 della nostra ricchezza nazionale. Credo nelle persone, nel talento, nelle idee. Credo nel merito, nella buona volontà, nella solidarietà. Credo nel lavoro, in un'economia sostenibile e rispettosa dell'ambiente. Penso che la nostra regione abbia tutte le carte in regola per essere leader in Italia e in Europa. Se ancora non lo è perché la politica non ha avuto né spirito di servizio, né coraggio, né visione. Abbiamo bisogno di cambiare. Sono Ivan Scalfarotto e questa è la mia terra.